Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. Tu ti lamenti, ma che ti lamenti, picchiano bastoni e tira fuori i denti. A Cristo un cruci e cigi. Oggi 22 maggio 2014 apre il comizio Sant'Agata nel cuore, lista numero 3, Pinacutolo sindaco. Domani ci saranno gli ultimi comizi e finisce questa campagna elettorale, questa campagna per le elezioni comunali 2014 a Sant'Agata di Pugna. Gesù, fallo di mia, fallo di mia. Ti lamenti, ma che ti lamenti, ti chiedo qualcuno e tira fuori di denti. Ti lamenti, ma che ti lamenti, ti chiedo qualcuno e tira fuori di denti. Cai un chiunato, un cruci non sarei. Ti lamenti, ma che ti lamenti, ti chiedo un qualcuno e ti la fuori di te. Cari amici, buonasera a tutti. In questa bella serata finalmente primaverile e piacevole ci avviamo a questo scorcio di campagna elettorale, più entusiasti, più caricati, più energici che mai. Il percorso ormai si avvia a conclusione e devo dire che abbiamo profuso le nostre migliori energie. Siamo partiti un po' in sordina, forse un po' anche dubbiosi per tutto quello che ha preceduto la presentazione delle liste, per quello sfiancamento a cui ci siamo sottoposti nel tentativo di trovare una mediazione con il gruppo che sembrava condividere i nostri stessi ideali, i nostri stessi obiettivi. Pagine completamente diverse. Non abbiamo nulla in comune con la lista numero 2 se non un solo aspetto. Entrambe le liste, la 2 e la 3, si oppongono alla lista numero 1. È l'unico aspetto che ci accomuna. Per il resto, via via che questa campagna elettorale precisava i suoi contorni, i suoi programmi, i suoi obiettivi, abbiamo preso sempre più le distanze. Abbiamo desiderato prendere le distanze, perché abbiamo preso coscienza del fatto che se questa unione non l'hanno mai voluta, oggi ci diciamo per fortuna che non l'abbiamo fatta, perché davvero sarebbe stata una accozzaglia di persone, di teste, di idee, di argomenti completamente diversi. Abbiamo chiesto a più riprese da questo palco, nel mentre andavamo chiarendo e illustrando il nostro programma, quale fosse la posizione del gruppo Cambiamenti rispetto ad alcuni punti nodali della politica di questo Paese. Politica urbanistica, lavoro, politica energetica, sono questi tre aspetti su cui
Io ho combattuto con il mio partito, con le persone che mi sono state vicine in questi 5 anni e su cui loro ad oggi non si sono ancora pronunciati. Aspettiamo di vedere che cosa succede tra stasera e domani, magari si stanno chiarendo le idee e forse abbandonano questo moderatismo, questo tono basso che stanno tenendo, questo tono rassicurante che tanto somiglia a quello dell'altro candidato sindaco della lista numero 1 che sta cercando in tutti i modi di far dimenticare chi ha alle spalle, cosa lo ha preceduto e chi sono i personaggi che hanno gestito la vita politica di questo paese negli ultimi 15 anni. Quasi lui non avesse nulla a che fare con loro, però non disdegna di farsi affiancare, presentare e in qualche modo sponsorizzare da quei personaggi che abbiamo visto esibirsi su questa piazza e che ahimè dovremo ancora vedere. Quegli stessi personaggi che dicono di non sapere come mai sono stati trascinati in tribunale. Cristiano, ingenuo, innocente, ignaro delle motivazioni per cui questa arpia, questa donna che forse ha dei rancori personali nei suoi confronti, non lo so, l'ha trascinata in tribunale per che cosa? Per qualche delibera senza alcun significato. Allora, una volta per tutte, forse è bene che io chiarisca perché questa gente è in tribunale per il processo eolico, a cui si aggiunge quello sul terremoto, quello sulle case alla Villetta, dove è incriminato il responsabile dell'ufficio tecnico Zelano, oltre ai vari progettisti, eccetera. In particolare, il sindaco uscente russo, quello che ha messo in discussione la sentenza sulle case, perché naturalmente sta facendo autodifesa, è incriminato per abuso d'ufficio, perché nella sua veste di vice sindaco a suo tempo nel 2007 firma un contratto con la SER Energia, SER 1, SER 2, SER e SER 1, in cui si aggiudica un contratto di ben 12.500 euro a pala, moltiplicato per due pale 25.000 euro all'anno, per un totale di 750.000 euro nell'arco di 29 anni, quando è la durata del contratto. Ma guarda caso, quando avviene tutto questo? Nel momento in cui la API Holding, che aveva ottenuto la concessione, doveva trasferire alla SER questa concessione edilizia e poi questa avrebbe realizzato l'impianto. Dopo soli 2 o 3 mesi, quindi ottobre 2007 fa il contratto, gennaio 2008 trasferimento a SER. Il Consiglio Comunale si doveva pronunciare e autorizzare questo trasferimento. Il sindaco insiste perché si mantenga la risibile percentuale dell'1,5% di royalty, che non avrebbe fatto altro che favorire la società a tutto danno del comune, che invece poteva almeno raddoppiare queste royalty. Tutto questo avviene quindi nell'arco di 2 o 3 mesi. Intanto le pale, che avevano una collocazione ben precisa nel 2004, cominciano a muoversi, diventano transumanti, 4 varianti per spostare le pale anche di chilometri, non di pochi metri, da foglio a foglio, non da particella a particella, in maniera che arrivassero nei terreni del sindaco, dell'assessore, anche di Cristiano, sarebbero arrivate anche nei terreni di Cristiano, se li avesse avuti. Ci dispiace per lui, non ne aveva. Ebbene, ci sono state delle varianti che dovevano essere assentite dalla regione, nessuno l'ha fatto e questo è un reato. Ci sono stati dei provvedimenti, delle delibere che hanno prodotto intenzionalmente un ingiusto vantaggio alla società eolica, e quando parlo di vantaggio parlo di cifre spropositate, affari per noi impensabili. Qui parliamo di un business pazzesco, chiaro? Produrre un indebito vantaggio ad altri,
la società, a se stessi o a parenti e affini fino al quarto grado. Questo è ciò che è accaduto tra il 2007 e il 2008, completato poi nel 2009 con un tentativo di demanializzazione di terreni gravati da usi civici. È per questo motivo, e vi assicuro che non sono motivi di scarsa importanza e di scarsa gravità, che la nostra amministrazione comunale è stata decapitata. E tutto questo mi ha vista protagonista insieme ad un altro cittadino che ha difeso i suoi interessi privati. Io l'ho affiancato e con me c'era anche il resto della minoranza che si è costituita con me parte civile in questo processo eolico, e quindi ne siamo stati protagonisti. Sarebbe dovuta arrivare la sentenza già da molto tempo, ma voi sapete i tempi della magistratura. Se questa sentenza fosse arrivata prima delle elezioni, tutta l'amministrazione sarebbe dovuta cadere e noi saremmo andati a fare una bella passeggiata per arrivare alle elezioni del 25 maggio senza colpo a ferire. Sarebbe stato per noi davvero una vera passeggiata. Purtroppo non è accaduto. Tra un paio di mesi avremo la sentenza. Vi dico, tanto per fare un esempio, che ad Ascoli sta per cadere l'amministrazione perché temono di essere condannati per storno di fondi del terremoto, una situazione molto simile a quell'altro processo di cui ho parlato più volte, perché per la legge Severino basta anche una condanna in primo grado per reati contro la pubblica amministrazione, come sono questi di cui stiamo parlando, perché non ci si possa più proporre a ruoli apicali, dirigenziali nella pubblica amministrazione. Allora, Cristiano, hai capito perché sei imputato nel processo eolico? Me lo auguro. Parlano di prescrizioni, rideremo bene a fine luglio, se finalmente riusciremo con altre due udienze a chiudere il cerchio. E allora, ancora una volta si dirà, però Pinacutolo aveva ragione. E quante altre volte bisognerà dire Pinacutolo aveva ragione? Io vorrei che non fosse accaduto tutto questo, che non fosse stato necessario fare questo tipo di attività politica e che non si riducesse l'attività politica solo a questo. Ma ahimè, stiamo arrivando a conclusione della campagna elettorale e ne stiamo vedendo delle belle, e in questi ultimi giorni in particolare. Ve ne dico una tanto per così darvi qualche esempio. Ho esaminato i 154 contratti dei forestali. Immaginavo che un contratto dovesse essere sottoscritto dall'operaio e poi dato in mano all'operaio. Ad oggi gli operai non hanno avuto in mano niente. Sanno che faranno 30 giorni, hanno promesso che faranno altri 30, 50, 6 mesi, stanno giocandosi il futuro come sono capaci di fare loro. Ma perché? Arrivano addirittura alle minacce: se tu non mi voti io non ti erogo i fondi residui del terremoto. Gente che pretende di entrare in casa a fare propaganda e che viene sbattuta fuori, le si dice che non è gradita e pretende di entrarci comunque. Ora, sono segnali inquietanti che ci dicono a quale punto di scadimento siamo arrivati. E per quanto una campagna elettorale di scadimento siamo arrivati, e per quanto una campagna elettorale debba essere accesa, vivace, piena di passione, non possiamo scendere a questi livelli di inciviltà e di mancato rispetto del cittadino elettore. Però per me questi sono segnali molto molto incoraggianti. Vuol dire che sentono mancare la terra sotto i piedi. E come loro non risparmiano i soliti trucchetti a cui siamo abituati, dall'altra parte la lista numero 2,
usa gli strumenti di cui dispone, il pettegolezzo, le dicerie, le pretese affermazioni per cui io o qualcuno di noi avrebbe detto che se devono vincere loro la 2 è meglio che vinca la 1, ma guarda un po', dobbiamo scegliere chi buttare dalla torre. Come potremmo noi anche lontanamente immaginare con gioia l'ipotesi che rimanga questa amministrazione sul comune? Noi che abbiamo combattuto lacrime e sangue, noi che abbiamo in mille modi, anche a costo di inimicarci qualcuno della popolazione che non era in grado di capire o non voleva capire, noi potremmo auspicare che questi signori rimangano là sopra, nonostante questo cambiamento di facciata che ci dice ancora di più come il demonio che manipola tutto ancora una volta ci sta prendendo per i fondelli. Lasciatemelo passare. Ma stasera, come un paio di sere fa, abbiamo voluto un po' diluire la tensione. Abbiamo trascorso una bella serata sotto i portici con l'ironia, il sarcasmo piacevolissimo di Gino Magnisio, che grazie alle sue abilità multimediali ha trovato un modo diverso per denunciare le mille nefandezze che accadono in questo paese e anche lo strano monopolio del potere che da 15 anni o forse da 30 ci sovrasta e di cui non siamo ancora riusciti a liberarci. Spira un vento nuovo, tutti lo diciamo, tutti ce ne accorgiamo, ne siamo consapevoli. Respiriamo un'aria nuova. La voglia di cambiamento è forte, viene dichiarata, viene sentita, adesso deve essere agita, realizzata, non possiamo più tergiversare. Ma io stasera vorrei lasciare la parola e dare voce ai nostri due illustri candidati di valore, di talento e di grande personalità, che nella nostra compagine sono stati davvero le colonne portanti, perché noi abbiamo detto che in mezzo a noi ci sono giovani pieni di entusiasmo e di qualità, ma questi giovani sono consapevoli che l'esperienza li deve sostenere e guidare. E l'esperienza di Corrado Cancellaro e di Tonino Soldo sono particolarmente apprezzati. Due persone libere che si sono da sempre spesi per la tutela del paese, dell'ambiente, del paesaggio e della nostra bellissima realtà, avranno modo di illustrarvi alcuni degli aspetti del nostro programma a completamento di quello che abbiamo già fatto domenica sera. Cedo la parola a Corrado. Brava. Cari amici, cari concittadini di Sant'Agata, siamo di nuovo in piazza per parlarvi di politica. Lo abbiamo fatto numerose volte in questi ultimi due mesi. Siamo stati il gruppo che è venuto qui più spesso rispetto agli altri, proprio perché voleva comunicare contenuti, non soltanto slogan. Ci siamo visti, penso, negli ultimi due mesi, almeno 4, forse 5 volte, compresa la visione degli urli di Gino, no? Che vorrei ringraziare personalmente, che è uno di quei santagatesi di qualità che veramente vi invito a votare, no? Perché a differenza degli altri si è sempre prestato in attività di volontariato, non me ne vogliano gli altri candidati della mia lista. Io l'ho apprezzato molto 2 anni fa, quando ci fu una nevicata eccezionale, perché prese iniziativa di andare a spalare la neve davanti alle case dei Sant'Agatesi gratuitamente, coinvolgendo un'altra squadra di volontari facenti capo all'associazione Vita, e ringraziamo anche loro. E questi sono i Sant'Agatesi di qualità di cui dobbiamo essere orgogliosi e che dobbiamo portare avanti. Mancano due giorni al voto, quindi è importante fare tutti insieme delle riflessioni.
Voi ci conoscete, come più volte ha detto Pina, no? Tutto sommato abbiamo caratterizzato, qualcuno potrà dire anche nel male, comunque gli ultimi 10-15 anni della politica santagatese. Una politica fatta dall'opposizione, no? Una politica difficile, una politica, come diceva anche Pina, che spesso ti porta a denunciare in piazza, a esporti anche nei confronti di altri cittadini che vengono utilizzati dall'amministrazione, perché quando uno va a reclamare qualche cosa poi ti rimandano casomai il cittadino indietro a dirti ma come mai ti sei permesso di dire che questa cosa non va. Quindi un lavoro comunque molto, molto difficile, al di là di quello che può essere la ricerca dell'informazione, lo studio degli atti, la riflessione, la comunicazione, comunque è un impegno fatto per passione, perché noi la politica l'abbiamo sempre fatta per passione, anche se qualcuno ci vuol far passare per politicante, che poi questo qualcuno che ci vuol far passare per politicante è figlio della politica, è fratello della politica, e dice a noi che siamo qui solo per passione a dire no a quelle la politica di partito, perché poi il partito fa comodo a volte, no? Entrare nelle case, e se si va dal partito, perché qua non c'è neanche la decenza, no? Di dire ma quello è amico, quello è un familiare, quello è del partito, allora se si va dal partito si dice io sono del PD, ma se si va da uno che non è del partito allora è un indipendente, perché lui con la politica non ha niente a che fare. E poi lui è diventato anche giovane, no? Mi piace quella canzone di Jovanotti, no? Non mi dire che nei giovani ci sei anche tu, perché comunque è una graficamente non ci stai così vicino, e lo slogan di utilizzare solo i giovani alla fine è in questo, utilizzare solo i giovani alla fine è in questo, devo dar ragione, mi dispiace a Nicola Cristiano, quello che ci è arrivato sono slogan, quello che è arrivato alla popolazione sono slogan, contenuti, pochi, pochissimi, sono quasi invisibili. Democrazia, trasparenza, libertà. Democrazia effettivamente è così, c'è ancora del lavoro da fare sulla partecipazione, però voi vi dovreste ricordare, non i giovani, e i giovani non lo sanno, qualcuno che sta dietro di voi e che è meno giovane, che noi nel 99 abbiamo un percorso molto simile di partecipazione, chiedendo che venissero fatti preconsigli allargati a componenti del direttivo dell'allora Movimento Sant'Agata verso il 2000, se ne fece uno di preconsiglio allargato, poi ci scaricarono, soprattutto a me e Carlo D'Alessandro queste cose se le ricorda bene, non solo per questo motivo, perché volevamo i preconsigli, perché volevamo che il movimento andasse avanti, e gli altri invece, anche i giovani, perché erano miei coetanei, no, oramai avevano vinto le elezioni, per cui che cosa volevano quelli intorno, che ci stavano a fare, erano soltanto di fastidio e di disturbo. Sulla democrazia effettivamente c'è tanto da fare, basta vedere come si sono insediate le società dell'eolico, basta prendere come riferimento l'insediamento dell'Agri3, nessuna partecipazione popolare su decisioni invece fondamentali, lì dobbiamo battere, lì ci dobbiamo impegnare congiuntamente per quanto riguarda la democrazia, perché purtroppo, questa democrazia, quella che si consumerà, che si sta consumando, che si consumerà domenica, è una democrazia malata dai pesanti condizionamenti che noi abbiamo visto, dei 200 forestali, delle promesse continue, e quindi dobbiamo andare noi oltre sperando che ci diano fiducia per aprire, non per chiuderci. Sant'Agata nel 2000 tradì queste aspettative ed erano giovani ragazzi, ok? Sono i giovani di Sant'Agata di 10-15 anni fa che hanno fatto sti pasticci e hanno illuso altri giovani che dietro remavano. State attenti, spero che abbiate preso le cautele, che abbiate preso misure di salvaguardia per questo istante, perché io rimasi fregato, io che stavo lì soltanto, e Antonio Gringo ne sa qualcosa, lui uscì dopo 2 anni, l'unico che ebbe il coraggio di uscire dopo 2 anni, no? Gli altri tirarono avanti, no? Chi per 10, chi per 12, chi per 14 anni, chi per 14 anni e 9 mesi, va bene? Quindi sulla democrazia di lavoro effettivamente ce n'è da fare.
Sulla trasparenza il lavoro è stato in parte già fatto. Lo sapete chi l'ha fatto? L'abbiamo fatto noi e l'ha fatto soprattutto Pinacutolo. Pinacutolo farebbe bene a ricordarvi che battaglia legale ha dovuto fare per avere gli atti, spendendo soldi di sua parte. E quindi oggi, grazie alla sua battaglia, grazie anche alla normativa stringente di trasparenza, ce n'è. La trasparenza è sul sito istituzionale del Comune di Santa La trasparenza è sul sito istituzionale del Comune di Sant'Agata di Puglia. Bisogna andarsi a leggere le delibere e le determine. Bisogna aver voglia di farlo nei 5 anni che precedono le votazioni, però, ok? Quindi quello c'è, sicuramente si può mettere dell'altro, si può ancora rendere più trasparente, però la trasparenza non è il problema di Sant'Agata. Il problema di Sant'Agata è proprio la democrazia ed è proprio la libertà del voto, ma la libertà del voto non ve la può dare nessuno, ve la dovete conquistare voi con uno scatto di reni, con la dignità, perché altrimenti nessuno potrà fare questa battaglia per voi. Cioè, noi ci proviamo, ma dateci una mano per favore, ok? Stringiamoci forte, facciamo questo scatto di reni e liberiamola da questi condizionamenti negativi la politica sant'agatese. Ok, allora dobbiamo, è tempo di confronti, dobbiamo confrontare un po' la nostra situazione. Io vorrei dedicare qualche minuto al confronto tra il candidato sindaco nostro e quello delle liste avversarie. Allora, si è parlato molto di chi vive, chi non vive, chi è residente, chi non è residente, possiamo stare qui ancora a discutere. Ma andiamo al sodo, voi che cosa volete da un sindaco? La cosa importante che deve fare un sindaco è essere presente da un sindaco. La cosa importante che deve fare un sindaco è essere presente. Essere presente negli uffici, essere presente con la gente, essere presente all'occorrenza nei cantieri, controllare l'attività dei servizi, controllare l'attività dei consulenti, controllare l'attività dei progettisti. Deve essere una figura a tempo pieno. Noi questa figura a tempo pieno ce l'abbiamo, mi dispiace per qualcuno, ma c'è. Da settembre fa la domanda di pensione e quindi sarà l'unico dei 3 candidati sindaci ad avere questo requisito, che è quello della presenza. Ci dicono che il sindaco di Cambiamenti invece è l'unico che vive a Sant'Agata, e andiamo ad analizzare la sua situazione. È una situazione che per condizione lavorativa lo vedrà, a meno che non cambi idea, però per quello che ha detto lui, loro sono venuti qui in piazza e hanno detto rinunciamo alle indennità. Vorrà dire che non si mette in aspettativa, ok? Perché altrimenti rimane poveraccio senza reddito, è una cosa impensabile, nessuno pretende che uno si dedichi alla politica per missione rimettendoci tutto, non è che può rimanere senza, quindi andrà a lavorare. E lui andrà a lavorare timbrando il cartellino, perché è un dipendente, quindi dalle 8 alle 2 e a Foggia ovviamente con 2 ore di viaggio, e il martedì e il giovedì i dipendenti pubblici hanno il rientro, quindi starà poi qui alle 5, alle 6, cioè lui sarà il sindaco del tempo libero. Sarà il sindaco del dopo lavoro. Noi ce l'abbiamo qui una persona e la dobbiamo sfruttare, che si è messa a disposizione, che ha rinunciato all'indennità. Lei l'avrebbe potuta prendere piena? L'indennità del sindaco è circa 1.300 euro piena in un comune di queste dimensioni, e per i pensionati c'è questa possibilità. Io avrei molto di più apprezzato se un candidato fosse venuto qui, dipendente pubblico, a dirmi mi metto in aspettativa, però prendo l'indennità, cioè vuol dire rinuncio a qualcosa di economicamente più significativo. Invece ci vogliono far credere del contrario, va bene? Perché secondo voi Pietro Bove e Carlo D'Alessandro non si candidano? Perché sono incompatibili, per doversi candidare dovrebbero mettersi in aspettativa. E sapete che significa mettersi in aspettativa? Perdere i contributi, perdere la malattia, perdere la tredicesima e stare a 1.300 euro. Ma chi lo fa? Ma chi lo fa? Ok? Ragionate su questo.
mettono lo slogan: è l'unico sindaco che vive a Sant'Agata, lo slogan ultimo, con i figli e la sua famiglia, per cui è l'unico che può dire uniti per Sant'Agata. Io ho l'impressione che questo caso è l'unico candidato che dorme a Sant'Agata con i figli e la sua famiglia e che può dire: mamma, come si dorme bene a Sant'Agata, ok? E che prima dormiva a Foggia. Andiamo all'altro candidato, quello del click, quello che invece, diciamo che essendo un libero professionista, potrebbe avere una disponibilità maggiore, però anche lui deve poter andare in tribunale, deve poter seguire i suoi clienti. E poi lui stesso ha detto che farà il sindaco utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, no? Le TIC. Lui farà un click con le TIC e risolverà. E dall'altra parte Pietro Bove farà un click e gli farà ciao, ok? Gli scriverà ciao, come si va? Che fa a Foggia? Fa caldo? Quindi non so che input ci possano essere di questo tipo. Quindi, tra l'altro, residenza, abbiamo visto, portata in extremis per dimostrare ovviamente che lui qui ha un collegamento più forte, però non era assolutamente così. Quindi noi, ragionate veramente su questo, noi abbiamo l'unico candidato spendibile. Ora, un amico sulle reti sociali mi chiedeva: ma allora tu che avresti fatto? Ma io, è chiaro che da precario, come sono tuttora, per me la cosa che aveva un senso nel 2004 e che ha senso per oggi è veramente non rinunciare all'indennità e mettermi l'aspettativa, e l'avrei fatto, perché che cosa faccio? Faccio il sindaco per farlo fare poi a un altro? Cioè, il futuro capo di gabinetto, chi avrei dovuto scegliere come futuro capo di gabinetto? L'avrei fatto io, stando qui, perché è importante controllare le cose, ma soprattutto nel primo periodo, che si avvino nel migliore dei modi. E ritorniamo alle indennità. Allora, adesso vanno molto di moda le indennità, però per piacere, non possiamo paragonare quello che è un tema abbastanza modaiolo dei grillini, che ha un senso nella politica nazionale, che ha un senso nei consigli regionali, dove ci sono fiori di indennità, dove guadagnano 12.000-13.000 euro. Ma voi sapete quanto guadagna un consigliere, cioè quanto guadagna il gettone di presenza del consigliere comunale? Sono 30 euro lordi. Stiamo parlando, per 5-6 consigli l'anno, stiamo parlando di 150 euro l'anno, lordi. Quindi se il consiglio costa più di 1.500-2.000 euro l'anno, eppure assai, quindi praticamente lì ci sono le indennità. E poi il problema, guardate, non sono tanto le indennità, sono i permessi. Se io devo pagare i permessi a chi non si è messo in aspettativa, ma costa il doppio! Perché bisognerà pagare i datori di lavoro per le ore. Il caso Palazzo, ma perché noi facemmo i conti a Palazzo? Li facemmo e salivano, no? Ed erano alti di 40.000 euro, 70.000 euro in? In due anni e mezzo. Allora, perché si arrivava a questa cifra? Mica si arrivava a questa cifra con l'indennità. L'indennità di assessore sarà 300 euro, 350 euro. Si arrivava a questa cifra con i rimborsi, e nella loro lista di dipendenti ce ne sono diversi. Quindi, allora, venite a dire che rinunciate ai permessi, se volete sgravare, se volete ridurre l'onere finanziario a carico dell'ente. Facciamo i discorsi seri, non ce ne andiamo appresso a chiacchiere. Tu quando andrai in pensione? L'anno prossimo lui va in pensione, lei pure va in pensione, quindi non ci saranno permessi da pagare. Se io avrò la vostra fiducia, mi metterò part time, non ci saranno permessi da pagare, e questo è il vero risparmio, non quel risparmio ridicolo dei 20.000 euro, ok? Che tra l'altro raggiungiamo con lei, ma perché ha voluto dare un gesto, ha voluto fare un gesto simbolico di appartenenza a questa comunità, di dire: io non lo faccio qui per soldi, io mi sono messa in discussione, io sono stata pesantemente attaccato, ho fatto una battaglia, la gente pensa e si è convinta che lei sia
cattiva dentro. Questa è un'altra cavolata che dobbiamo sfatare. È vero, purtroppo lo scontro a volte porta a indurire le persone, porta a dare risposte anche sbagliate, no? Però è il contesto che genera questo tipo di situazioni. E la campagna che fanno contro di lei poi è che se esce Pinacutolo non si potrà aprire neanche la finestrella, Rindalu Paese. Allora, per favore, stiamo parlando di situazioni completamente diverse, incontro alle esigenze del cittadino si andrà, ci sono casi e casi e sapremo fare benissimo la differenza. Non abbiamo detto nulla sul piano particolarizzato in zona C3, ma perché per noi quella è una cosa che va bene, è lì, in quella direzione che bisogna andare, ma bisogna andare anche nella direzione della valorizzazione del centro storico, cioè non può nei bassi solo gli aborigeni, ma che discorso è? Cioè ci sono nel patrimonio urbanistico di Sant'Agata di Puglia sicuramente almeno il 60-70% degli immobili che ha caratteristiche tali da poter avere un'idonea utilizzazione, però vanno incentivate le forme di ristrutturazione, di manutenzione anche attraverso gli sgravi fiscali per far sì che non venga abbandonato, perché se abbandoniamo il centro storico già così è mal ridotto, ok? Non andiamo da nessuna parte. Allora sì, a questo proposito, bravissima, hai ricordato il fatto della legge sulle infiltrazioni, della delibera di consiglio comunale, quella mostruosità proprio dal punto di vista logico di buttare via un problema, quindi i cittadini hanno un problema, le infiltrazioni che vengono dalla strada e l'ente, stanco ovviamente di queste richieste perché la rete idrica e fognaria è un colabrodo, quindi fa acqua da tutte le parti, pensa questa genialata di dire no, noi non vi paghiamo quando voi state sotto. E che significa? Cioè, come si fa poi a capire che cosa è stata fatta prima, la strada o la casa? Ma comunque le strade abbiamo il dovere di impermeabilizzarle bene e lo faremo, ok? Quindi noi la revocheremo quella delibera di consiglio. C'è stato detto da qualcuno, ma è stata fatta una raccolta di firme e voi non avete partecipato a livello ufficiale. Fu fatta come Italia dei Valori, purtroppo, quando già si era consumata una rottura, ma si era già detto in modo congiunto, l'aveva detto sia Gerardo Marchese che Pinacutolo, che quella era una cosa assurda e quindi noi vogliamo revocare quella delibera e ci vogliamo impegnare affinché i lavori di manutenzione vengano fatti ad arte, perché quando si fanno dei sondaggi si rompe e poi si chiude alla meno peggio senza di nuovo impermeabilizzare e quella è una soluzione di discontinuità, poi quando piove forte, l'acqua ce la beccheremo sempre e questa è una disperazione, cioè è un fattore di disperazione per i cittadini santagatesi. Ora io per la verità il mio intervento oggi era più orientato e devo parlarne sul discorso delle politiche sociali, in modo particolare della vicenda della Casa del Sacro Cuore, di cui sono a conoscenza. L'ha detto anche il candidato sindaco di Cambiamenti, che è un grosso problema, e lo è un problema. Senza voler fare allarmismo psicologico, lì c'è una gestione economica molto precaria, di cui il comune dovrebbe farsi carico. Ma per quale motivo? Perché il comune nel 2008, e andate a chiedere ai consiglieri e agli assessori del 2008, decise di entrare come socio della Casa del Sacro Cuore acquistando delle quote sociali. Allora in prima battuta disse vogliamo partecipare a un progetto di riconversione per fare una residenza sociosanitaria, adesso è soltanto casa di riposo per gli anziani. Poi invece abbiamo presentato il progetto, se questo progetto viene approvato faremo qualche cosa di più, quindi ci saranno i medici, ci saranno gli infermieri, daremo dei servizi sanitari che oggi, ahimè, la Casa del Sacro Cuore non può dare. E si impegnò a versare alla Casa del Sacro Cuore, alla Fondazione, l'importo di 200.000 euro. Ora, questo è quello che c'è scritto nello statuto, guardate, ed è stato scritto nello statuto nel 2009. Allora si sono presi solo 2 anni
per nominare i componenti del consiglio di amministrazione. Poi, quando si è insediato il consiglio di amministrazione, la mia prima osservazione fu: guardate, ma qui ci sono i rappresentanti del comune e sono due, tra l'altro su uno abbiamo pure dei dubbi, perché lo statuto fa riferimento a un erede barbato che probabilmente c'è, quindi non capisco perché debbano arrivare due dall'ente comunale. Ho detto: qua i rappresentanti ci sono e i soldi, dove stanno i soldi? I soldi non ci sono. E fu messo a verbale, no? Riuscii anche a coinvolgere il consiglio di amministrazione, nonostante tutto, a fare una richiesta ufficiale, quindi c'è una delibera di consiglio con una richiesta ufficiale del versamento di questi soldi. Non ci hanno mai assolutamente risposto. E allora sono salito su, come si fa a Sant'Agata, quando tu scrivi e non ti rispondono, sali su e vai a parlare col sindaco, col capo di gabinetto e cerchi di capire. E scopriamo che praticamente ci sarebbe una difformità tra la delibera di consiglio e quanto riportato nello statuto. Cioè, nella delibera di consiglio dicono i 200.000 euro solo a patto e condizione che il progetto si realizzi, no? Mentre nello statuto c'è 200.000 euro comunque anche come dotazione finanziaria. Allora ho detto: scusate, visto che c'è questa difformità, delle due l'una, o adeguiamo, e io ero per adeguare, la delibera di consiglio allo statuto, o si cambia lo statuto, qualche cosa la dobbiamo fare. Sapete che cosa è stato fatto? Nulla. Si sono insediati lì, con un presidente che questo qui né è nato a Sant'Agata, né dorme a Sant'Agata, né risiede, cioè risiede a Foggia, non sappiamo neanche dove è nato, non ha nessun legame, però lui è il presidente di un istituto che è il fiore all'occhiello di noi santagatesi, perché lo ereditiamo e dobbiamo cercare assolutamente di mandarlo avanti e mantenerlo, dall'opera meritoria di Monsignor Donato Pagano, iniziata nel 19, che in 5-6 anni con i contributi dei santagatesi residenti, di quelli all'estero, riuscì a fare una cosa eccezionale, quindi non solo una casa per gli anziani, era un asilo, un orfanotrofio, cioè tutto ciò di cui c'era bisogno era lì dentro, e quindi questi servizi venivano erogati. È stata una cosa grandiosa che è andata avanti anche per l'opera, devo dire, meritoria pure di Michele Perrone, no? Nel tempo. Adesso questo discorso si ferma a una gestione precaria che, guardate, si può far fronte per pochi anni perché c'è un fido che copre, ma quando poi ci sarà da mettere mano al portafoglio per fare interventi di ristrutturazione pesanti, e allora lì poi casca l'asino, no? Si è in difficoltà. Quindi la prima cosa che noi faremo per la casa del Sacro Cuore, se andiamo lì sopra, è versare questi 200.000 euro, perché sono stati promessi e noi lì li vogliamo mettere. La Casa del Sacro Cuore deve diventare il centro per l'erogazione delle politiche sociali di questo comune, ok? E quindi noi crediamo moltissimo, si possono creare delle sinergie in favore degli anziani. E vi dirò un'altra cosa, abbiamo chiesto, ma guardate, c'è l'assistenza domiciliare integrata che gestisce la Sant'Agata Servizi. Allora, perché non ci assegnate, ci facciamo noi carico del personale della Sant'Agata Servizi che gestisce questa cosa, ma facciamola noi. Comunque sono servizi agli anziani. Iniziamo a completare la gamma dei servizi della Casa del Sacro Cuore. Neanche questa cosa è stata possibile fare, ok? Si è fermato tutto, probabilmente perché c'è da capire, questa è una cosa che io vi ho sempre detto, e su questo, secondo me, abbiamo mancato di andare a vedere dentro quella Sant'Agata Servizi, di andare a capire i rapporti dal presidente della Casa del Sacro Cuore Buccarella e la Sant'Agata Servizi, perché era lui che non era convinto di questa cosa. E io posso pensare anche a un conflitto di interessi in questa vicenda, cioè che c'entra Buccarella con la Sant'Agata Servizi, va bene? E perché non possiamo avere un presidente che sia rappresentativo di questa realtà? Perché sta lui lì a fare che cosa non lo so. Quindi, ci tenevo a parlare della Casa del Sacro Cuore in modo particolare, e per far sì che vada avanti. Ci sono nove dipendenti, ok?
abbiamo dipendenti a tempo indeterminato e poi ci sono gli altri, ahimè, meno fortunati, che sono 12-13 persone che lavoravano quando stavo io a contratto a tempo determinato, poi sono state convogliate verso una cooperativa, ma oggettivamente non ce ne vogliano i lavoratori, sono stati passaggi obbligatori per le condizioni economiche dell'ente. Allora, quello che noi dobbiamo fare per la Cassa del Sacro Cuore, uno, mettere i soldi, cercare di verificare se ci sono le condizioni per presentare un nuovo progetto, perché tra l'altro è vero che il progetto era stato approvato, ammissibile ma non finanziato, però c'è stato un secondo bando a cui hanno deciso di non partecipare, no? Hanno deciso volutamente di venir meno e quindi ci troviamo in queste condizioni. Allora, tenete presente queste cose, poi è probabile che domani sera ci facciamo un altro bel ragionamento e mi raccomando, meno male che abbiamo tre liste. Qualcuno mi dice, ma se non ci fosse stata la terza lista che cosa avresti fatto? Ho risposto, ma forse avrei tirato la monetina, no? Perché sinceramente grandi cambiamenti io non ne vedo. Però meno male per tutti quanti noi, meno male per tutti quanti noi che non ci sono due scelte, che c'è questa terza scelta che rappresenta il vero cambiamento, per cui vi invito a votare tutti Bravo. Quanti per Sant'Agata del Cuore. Grazie. Buonasera a tutti, amici, compagni e cittadini. Bravo! Io credo che questa campagna elettorale ha una sua particolarità. Io sto ascoltando, non tutto ovviamente, ma vedo che questa campagna elettorale sembra rinchiudere Sant'Agata in un'isola a parte, fuori dal mondo, fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, per cui è vero, ci preoccupiamo di quello che succede a Sant'Agata, perché è quello che ci dobbiamo preoccupare in questa fase, però non ci dobbiamo dimenticare che purtroppo viviamo in un'epoca di globalizzazione, viviamo in un'epoca in cui tutto ciò che noi facciamo è legato ad altro e non solamente a noi e alle nostre decisioni. Per cui credo che anche questo vada un po' allargato il quadro generale di questa campagna elettorale. E poi mi preme sottolineare il perché sono candidato. Intanto qualcuno mi ha definito terrorista psicologico. Va bene, lo accetto. Per cui mi sta anche bene che io sia stato, sia oggi, sia stato nel tempo, un terrorista psicologico. Perché? Solamente perché ho fatto presente quali sono le probabilità che possa accadere qualcosa. Ovviamente io mi riferisco alla centrale Agri 3. Per chi non lo sapesse, la Agri 3 è una società con capitale sociale di 10.000 euro. Che non sapete che cosa significa 10.000 euro di capitale sociale qualora questa società con la sua centrale creasse dei danni, scordiamoci tutti di avere i danni, perché capitale sociale 10.000 euro è niente o zero. Perché la centrale, che io di cui non sento parlare neanche gli altri, qualcuno mi ha definito terrorista politico, va bene, gli altri neanche si impipano di questa cosa. Però io vorrei ricordare a tutti quanti voi che su questa storia della centrale, al di là delle autorizzazioni dal via rilasciate dalla Regione Puglia, il Comune ha grosse responsabilità, perché adesso che andremo avanti con la costruzione, e pensate bene che solamente a maggio l'Agri 3 ha presentato l'inizio lavori, così vi dite, per quelli che vi promettono anche i posti, capite un poco, sei mesi dopo l'avvio dei lavori, la richiesta di avvio dei lavori, possibilità di proroga, entro 36 mesi deve essere costruita la centrale, altrimenti decade l'autorizzazione. Quindi 3 anni ci vogliono, ma a questo bisogna aggiungere che noi vigileremo su questo,
sulle date, vigileremo anche su tutte le prescrizioni, perché nel documento via rilasciato dalla Regione Puglia, così vi leggo pure qualche passo, la ditta Agritrain è costretta a dotare questo comune, ma anche un locale dei posti vicino alla centrale, delle centraline di monitoraggio dell'inquinamento atmosferico, perché quella centrale emette tutti gli inquinanti tipici di quando si brucia in una grossa concentrazione. È vero che ci sono i filtri che diminuiscono, è tutta una serie di cose, però non mi sta bene, o credo che sia da persone che non capiscono, che poiché la regione l'abbia approvata la centrale faccia bene. Scordatevelo, perché voi vi dimenticate che nelle vicinanze c'è anche la centrale Edison, nelle immediate vicinanze. I due inquinamenti si sommano, e è vero che non sarà qualcosa di oggi o di domani, ma fra 20 anni potrà accadere. E allora, rispettando il principio di precauzione, quella cosa non doveva farsi, che è un principio dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, non doveva e non era possibile farsi. A questo bisogna anche aggiungere che il Comune ha un'altra possibilità, che è quella che qualora, chiudo rapidamente, che qualora l'impianto voglia cambiare tipologia di combustibile, deve chiedere l'autorizzazione al Comune in primis, e l'immondizia in primis. Quindi c'è tutta questa serie di controlli, ma mi lasciate a metà, io vi saluto e vi dico una cosa: è giunto il momento per questo paese di liberarsi di quella malattia che da 15 anni investe questo paese. Lo potete fare solo in solo modo: riempendo le urne con il voto alla lista numero 3 fino a Cusolo candidato. Bravo.